Buon pomeriggio direttore, da qualche giorno ha raggiunto il ritiro del Lecce qui a Folgaria, assiste dal vivo a questa amichevole, al primo tempo di questa amichevole, un bilancio su questi giorni di ritiro qui a Folgaria? Poco tempo c'è stato per fare un'analisi del tutto approfondita, però da questi pochi giorni tutto è stato possibile capire sotto l'aspetto dell'impegno, della voglia di fare bene e di farlo, come ho detto più spesso, attraverso il lavoro, attraverso lo spirito di sacrificio, perché questo è un momento, un periodo dove bisogna oliare i motori per farli poi trovare pronti per quando iniziamo a fare sul serio. Due gol di Helgason in avvio di partita, questo ragazzo che continua a crescere. Ma diciamo intanto che Helgason è un 2000, diciamo anche che è un centrocampista che è capace di fare, pur essendo così giovane, le due fasi. Diciamo anche che è un centrocampista che anche in fase realizzativa e tutti i gol che fa li fa belli, di tutti d'autore, quindi questo ci fa capire, oltre che essere nella sua nazionale oggi un titolare, pur essendo così giovane, ci fa capire che il ragazzo sta crescendo e sta tenendo fede alle aspettative che avevamo riposto in lui. Direttore, siamo in un periodo di calciomercato, le situazioni sono in evoluzione di ora in ora, a che punto è l'opera di costruzione del Lecce? Ma siamo ormai vicini al quinto acquisto, non voglio fare il nome, quindi siamo appena ai primi giorni di luglio e quando, come spesso sto ripetendo, fai già 5 acquisti o 4, dovrebbero essere già tanti, no, per una squadra di Serie A, però noi sappiamo benissimo le difficoltà da matricola in questo campionato che è diverso dalla Serie B, e abbiamo avuto il coraggio anche di dire, di manifestare che c'è tanto da fare. Potevamo tenerle nascoste o far sembrare importanti tutto quello che avevamo, però siamo stati onesti nel dire che dovremo affrontare l'Everest e dobbiamo arrivare ben equipaggiati, perché c'è il rischio se no di assideramenti. Ha detto che vicino il quinto acquisto non ci può dare il nome, ci può dare il ruolo? Non voglio, ecco, magari nella giornata di domani o dopodomani. Credo che mancano dei dettagli, dovremmo fare questo, ma questo lo dico proprio per far capire che già tanto abbiamo fatto, no? Come ho detto pure ieri. Però so anche che dobbiamo fare molto di più, consapevoli che quando devi fare tanto devi fare anche la lotta contro il tempo. C'è poco tempo perché il campionato inizia il 13 agosto, da matricola avremmo voluto fare tanto ma avere più tempo. Però questo non c'è, ci dobbiamo alzare più presto la mattina, andare più tardi a letto la notte e fare di tutto di premiare i nostri tifosi con una squadra che sia all'altezza di lottare per un traguardo che sappiamo benissimo non sarà facile da raggiungere, ma noi ci dobbiamo provare in tutti i modi. Gazzetta dello Sport, direttore. Direttore, 83 giocatori svincolati in Serie A. E cosa significa? Lei che il mercato lo conosce veramente come pochi, e tra questi 83, e poi non abbiamo toccato quelli di B, c'è qualche svincolato che il Lecce potrebbe prendere o non è nella sua filosofia? No, noi la filosofia nostra è di andare avanti per la nostra strada, il nostro percorso che abbiamo iniziato programmando tutto quello che abbiamo pensato di attuare. È logico che se c'è delle potenzialità o delle qualità da Lecce, con le condizioni da Lecce, andiamo pure a vedere andiamo a vedere anche quel terreno, a toccare con mano quel terreno. Però oggi ci si sta rendendo conto che per poter
e essere un club sostenibile, un club anche appetibile come lo è oggi il Lecce dopo appena pochi mesi da quando abbiamo iniziato questa nuova strada, questo nuovo percorso. Bisogna sempre rimanere facendo il passo mai più lungo della gamba, quindi noi siamo coscienti che abbiamo tanto da fare, ma dobbiamo farlo tenendo conto anche di altri aspetti. Ci sono delle priorità nelle operazioni di entrata? No, sappiamo che dobbiamo fare in tutti i reparti, escluso quello offensivo, dove sto vedendo che sia Sissé, un reparto centrale Colombo, e oggi avete visto, a prescindere dall'avversario, ma io sto vedendo un Sissé già ben amalgamato, già ben rodato con la squadra, capace di quelle accelerazioni che ci aspettavamo, e quindi escluso il ruolo di attaccante centrale, dove con Colombo vedete che sarà anche lui una bella scoperta, e siamo messi bene. Negli altri settori, anche se come qualche titolare ce l'abbiamo, però andiamo in tutti gli altri settori ad intervenire. Per i giocatori che non rientrano più nel progetto Lecce, ha ricevuto delle offerte? Abbiamo fatto delle scelte dolorose, perché quando hai dei ragazzi che sono stati protagonisti in Serie B, ti dispiace dover dire con molta onestà e sincerità, come ci piace fare a noi, quelle che sono le nostre decisioni. Però noi dobbiamo avere questo coraggio, lo abbiamo avuto, e abbiamo detto a chi di dovere che le nostre strade, se ci sono le condizioni per poter loro andare ancora di più e mettere in risalto le loro qualità, e noi trovare le giuste condizioni, credo che sia poi un interesse di tutti. Di Mariano rimane o è uno di questi? No, non voglio pensare in merito a chi abbiamo detto che deve andare a cercare nuove destinazioni, lo abbiamo detto a loro e loro lo sanno. Grazie.